Carlo Coriolano di Santa Fusca non credeva in Dio e meno ancora credeva nel diavolo, e per quanto buon napoletano nemmeno nelle streghe e nella iettatura. A 20 anni voleva farsi frate, ma imbattutosi in un dotto scienziato francese, un certo dottor Panther, si innamorò delle dottrine anarchiche e materialistiche al punto da prendere la scienza molto sul serio. Alla fin fine il libertino prese la mano sul frate e sul nichilista, e dalla fusione di questi tre uomini uscì Obarone, unico nel suo genere, gran giocatore, gran fumatore, gran donnaiolo. Io non da capisco. Arrivi che sei allegro come un fringuello. Ridi, scherzi, mi racconti storielle che mi fanno morire. E te ne vai con una faccia che sembri un caprone. E forse è mia la colpa. Marinella mia, tu sei un zucco. Entro in casa tua che avrei voglia di cantare come un ragazzo, perché tu mi piaci. Tu sei un angelo biondo, biondo e tenero, sinu babà, odori di miele. E poi... E poi il miele si disfa e diventi un'ape cattiva. Cambi faccia, no funerale mi pare. Tutto nero, gli occhi scuri, la bocca si fa amara. E che? Pensieri, Marinè. Sono brutti, sai? Non t'assomigliano. I miei pensieri hanno la faccia di Maddalena. È la mia vecchia domestica. Sì, sì, ridi, ridi, ridi. Hanno i denti gialli, le rughe, gli occhi infossati. Io li dimentico solo quando ti bacio. Poi me ne devo andare. E me li ritrovo dappertutto. In tasca, nello specchio, in faccia. Anche tra i tuoi capelli. Sta accorta, sennò te li mangio. Te ne vai già? Sì, passa al circolo e poi al caffè. Non giocare più, barone mio. Io l'ho capito, sai. I cattivi pensieri se ne stanno in mezzo alle carte, ai dadi, ai numeri della roulette. Non è vero? Tu sei un angelo, ma le cose le indovini come fanno le strighe, No, non gioco, Marinè. Non posso più, perché ormai tutto è andato, sai? Gli ultimi quattrini li ho perduti ieri sera, le ultime 10 lire. Me le aveva prestate la guardarobiera del circolo. Figure meschine, Marinè, indegne del barone Carlo Coriolano di Santa Fusca. 10 lire, capisci? Io le avevo giocate sull'asso ed è uscita la donna di fiori. Neppure la carrozza. Me ne sono venuto da te a piedi. Carlo, se vuoi, qualche lira di risparmio ce l'ho. Sai, sono le ultime frange dei tuoi regali. Tu sei molto buona, Marina. No, da te non potrei mai. Qualcosa dovrà pur succedere, farò. Venderò. San Gennaro mi aiuterà. Io non ho mai fatto male alla gente, anche se qualche volta... Non fare quella faccia, mi fai paura. Sono attimi, Marina. Attimi di furia che mi saltano addosso quando mi accorgo che per me è così difficile vivere mentre c'è gente che ha i marenghi d'oro che gli crescono in casa come i funghi. Anche tu mi avevi. Pochi, Marinè, pochi e maledetti. E proprio perché erano pochi me li sono mangiati tutti. Tutti. E adesso mi prendo una smania di riaverli. E tu non lo puoi capire, ma è brutto chiedere 10 lire alla guardarobiera. L'avessi vista come ridacchiava mentre mi allungava la moneta. E io a prenderla come un mendicante. Beh, ma adesso basta, va! Ecco, basta. Non ci andare più a quel circolo. Per te l'inferno. Già, l'inferno. E poi forse non mi vorranno più. Troppi debiti con tutti. Ci vediamo, Marinè. E chissà che tra qualche giorno non cambi aria anche per me, eh? Sapessi che voglia ho di un bel soffio di vento caldo e dolce. Ecco, caldo e dolce, come a te. Speriamo, se c'è vino il permesso, dai. Speriamo, il permesso vinceremo, certamente. Perché io riesco, se non riesco a pensare... Eccellenza, sei. Thank you.
Eccellenza! Eccellenza! Sì? Se cercate il marchese Usilli questa sera non si è visto. C'è il marchese Ricoschiano, che sembra voglia vincere a tutti i tavoli. E voi siete in vena stasera. Ci sono le stelle in cielo e la luna è piena. E se giocate, mi sa che finalmente avete un poco di fortuna. Grazie, Maria. Volevo salutare Usilli. Ho la nausea delle carte. Oh, come vi capisco, signor Barone. Io ne sento ormai l'odore. Mi viene dalla sala. Però è un odore strano. Di naftalina. Ah, Maria, ho dimenticato il portafoglio a casa. Le avete 10 lire da prestare? Eh? 10 lire, eh? 10 lire ieri, 10 lire oggi, 10 lire domani. No, domani no, avrò trovato. Insomma, se le avete bene, se no me ne vado, eh? Come eccellenza. E mi scuso perché sono monetine. Ma per voi fa lo stesso, non è vero? Che sei venuto a far qua, santa? Lo sai che non sei più desiderato. Hai ragione, ma stasera penso che posso vincere. Ho fatto un sogno, sai? Non è momento. Se ti vedi il presidente, è capace di farti una brutta scena. Tu devi soldi a tutti quanti, belle papà. Io non parlo per me, sai, ma per gli altri amici. Già, gli amici. Ma non me ne importa. Una puntata devo farla, poi me ne vado. Come vuoi. Ma una puntata devo farla, capisci? Se no sto male. Ma sbagli, sbagli. Permesso. Tre. Sette. Avete vinto. Giocate ancora, barone. Cinque. Tiene ancora il coraggio di presentarsi. Cose da pazzi. Sì, ai miei tempi, nelle sue condizioni, uno o emigrava o si sperava. E il banco è sette. Manca a me. Avete visto la Idol San Carlo ieri sera? Ah, una vera goduria, una vera goduria. L'orchestra non era un granché, ma Radames ci aveva una voce che spaccava il soffitto. Ma che voi mi dite che fa la romanza in tono? E come? Ma con una naturalezza, senza faticare minimamente. Oh, vi dico un vero miracolo, un miracolo. Un trono vicino al sole, un trono vicino a... Miracolo, miracolo. Ui, Santa Fusca, atto devi andare a vedere la Ida pure tu, Non è il momento, marchesino mio. L'opera mi piace, ma quando uno ha i miei pensieri, al caffè deve andare o stare a casa, chiuso. Mi dispiace, credimi, mi dispiace, amico mio, che tu sia nei guai. Ma io ho cercato di aiutarti anche ieri sera all'assemblea del circolo, figurati. Ma quando siamo stati alla votazione, 23 palle nere contro 12 bianche. Ti ringrazio, ma ormai è fatta. Hai giocato troppo, troppo, troppo in questi ultimi mesi. Oh, tu lo sai quanto mi piace giocare pure a me, a roulette, figurati. Ma ci vuole moderazione e saggezza, no? Oh, piuttosto è vero quello che si dice di te. Che cosa? Ma che non puoi restituire... 15.000 lire avute in prestito dal Sacro Monte delle Orfanelle. Maledetta città, tutti chiacchierano, tutti si occupano dei fatti degli altri. Sì, è vero, è vero, è vero. Ah, è
Piuttosto, parlami di Lellina, eh? Che fa quella scellerata? Quando la fortuna mi ha voltato le spalle dice che sono un brutto peloso. E Olga, eh? Olga, è sempre che te la spiano, spiano paga e tu. No, santa fusca, santa, ma come fai a pensare cose del genere? No, non farei mai un peccato per Olga, sì. Figurati. Bevi un assenzio? Sì, volentieri. Compariello, un assenzio per il barone. Ho molto ghiaccio, vero? Ah, sì, ho la gola che mi brucia. Mettiamo sul conto, signor barone, ho pagato subito. Me lo offre il marchese Susì, vero? Ma certamente, offro io. Per me è un piacere e un onore. Comparino. Vostra eccellenza conosce bene il nostro bombolere nei suoi riguardi. Le casse dell'istituto sono state sempre generose perché il barone Coriolano di Santa Fusca fu patrono e consigliere nostro. Ma ora purtroppo, come si dice, i nodi sono venuti al pettine. Da troppo tempo aspettiamo. E se il signor barone non rende a questa pia casa la cartella di lire 15.000, il consiglio sarà nella dolorosa necessità di portare il fatto davanti ai tribunali. Davanti ai tribunali mai. Sappiatelo, mai. Quanto manca la scadenza? Oggi è lunedì santo, 15 giorni, eccellenza. Ma se volete, se vi impegnate seriamente, troverete il modo. Voi avete tanti amici, tutte persone influenti, volete che nessuno vi dia una mano? Vi ringrazio per la premura e per i consigli. Un uomo in 15 giorni non ha neppure tempo di diventare un brigante. Non poteva più giocare perché nessuno avrebbe ormai mescolato con lui un mazzo di carte. Non poteva fuggire, perché quando si è poveri si viaggia male. E non gli rimaneva che la sua villa di Santa Fusca, in campagna. Qualche migliaio di lire poteva ancora fruttarlo, anche se vecchia e decrepita. Bisognava venderla, venderla subito, venderla a chi non avrebbe fatto troppe domande. A chi? Venderla a prete Cirillo. Prete Cirillo era un uomo pieno di soldi e se li era fatti prestando ai pizzicagnoli, ai pescivendoli, agli acquaiuoli e dando numeri al lotto. Angeli, datemi tre numeri e che la Madonna del Carmine vi aiuti. Facci d'ambre, non ne tenga. Ecco, breve. Quando me li dati i numeri, Don Angeli? Non ne tenga numeri, non ne ho. Come, non ne avete? Io, ma non c'ho buono. Va bene, datemi lo stesso. L'oroscopo non mi è venuto. C'è Saturno in cielo, che oscura Capricorno. Comunque provate il 12 e 77, ma metteteci poco perché li vedo scuri. Grazie, grazie. Prego, prego. Ecco l'uomo che poteva salvare dalla rovina un barone. Ci avete pensato, Don Cirillo? Ci ho pensato. E la villa la conoscete? La conosco. Vi piace? Sinceramente. Ma non sono lontano dall'acquistarla. Oh, e così farete un affare eccellente, perché la villa è bella, antica. Decrepita, umida, coi topi, ragni. E chi compra disprezza, Don Cirillo. Ma io vi assicuro che con poca spesa voi la farete assomigliare alla reggia di Caserta. Ho capito. Ho capito, eccellenza. 20.000 lire. Voi fareste bestemmiare un eremita, Don Cirillo. È un'ora che parliamo. In principio si era detto 40.000, poi 30, e adesso dite 20. E non è modo questo. Io vi offro una villa patrizia, io non vendo tappeti, e per il sangue di... Barone, e beh, 30.000. Va bene, ve ne darò 30.000. Però voi mi dovete dimostrare che la villa è pulita da ogni ipoteca. Io vi ho giurato che è netta come questa mano. E un gentiluomo non giura due volte. Un gentiluomo non ha bisogno di giurare, bastano i documenti. E voi porterete con voi il vostro notaio. Ecco che subito vi offendete. Barone mio, io la villa non la prendo per me. E nemmeno con i soldi miei. Cosa devo farne io, povero servo di Dio, di una villa? E chi vi crede? A Napoli dicono che avete il pagliericcio che al posto della lana ha le monete d'oro. Ah! Oh. E così io sarei il ricco epulone.
Barone. Ma osservate il mio appartamento. Osservate, guardate. Guardate gli stracci. I seggi scassati. Li hai chiamate casa questa? La gente dice che voi avete i numeri del lotto. Questa è una calunnia della gente malvagia e maligna. Barù, se io fossi sicuro dei numeri che do alla gente, li giocherei per me. Sarei ricco e non vivrei di una piccola messa e sui poveri morti, perseguitato da tutti. Perché io sono perseguitato. E si sa che voi vincete un terno ogni settimana. E voi, uomo di mondo, credete a queste favole? Sì, una volta li ho dati i numeri. Li ho dati, ma così a vanvera. Lo feci per salvarmi dalle minacce dei miei nemici. Ma da quel giorno non ho avuto più pace, neanche sull'altare. In chiesa sente la voce della gente che dice: dammi tre numeri. Dammi tre numeri, fate per San Gennaro Benedetto. Tre numeri, Roncirì. E se non tiene tre, dammi in dubbio. Basta caso buono. E quando non vincono, mi aspettano agli angoli dei vicoli, mi insultano, mi minacciano, mi pigliano a pomodoro in faccia, sembrano tante iene che farebbero paura al diavolo. Non ne posso più. Io posso salvarvi da queste persecuzioni. Persecuzioni, persecuzioni. Ma lo sapete che una volta una masnada di camorristi mi hanno sequestrato il corpo, mi hanno rinchiuso in un sotterraneo, mi hanno picchiato con le catene minacciandomi di morte se non gli davo tre numeri sicuri. E li avete dati? Invocando la bontà divina, la Madonna del Carmine e lo Spirito Santo che mi aiutassero, li ho dati. E sono usciti? Tutti. Ma allora siete veramente mago e stregone. Fu la bontà divina che volle salvarmi e non già qualche virtù cabalistica, come dice la gente. Ma da quel giorno la mia pace è morta. È morta, Barò. Le mie scale sono sempre piene di poverelle, di gente che vuole numero. E che posso fare? Io posso aiutarvi, Don Cirillo, ma voi dovete essere più giusto e stare vicino alle 40.000 lire. 30. Ho detto 30 e basta. Voi salvate me dalle mani dei miei nemici, io salvo voi dalla prigione. Che c'entra la prigione in questa vendita? Beh, non è vero forse che voi per la domenica in Albis dovete restituire una somma che non troverete più né in cielo né in terra? Voi siete un grande inquisitore. Inquisitore? Chi c'entra inquisitore? Mi sono informato, no? Con ciò non è che rinuncio ad aiutarvi. Anzi, Verica, aiutiamoci insieme. Voi avete bisogno di 15.000 lire. Io ve ne do 30. E ve ne darei anche 40 se non avessi saputo che sulla villa c'è anche un'ipoteca del marchese Vico di Spiano. Ha ragione la gente, voi siete un grande astrologo e un grande cabalista. Bravissimo barone, benedetto barone, dovevo prendere le mie precauzioni, sì o no? E poi ve lo ripeto, la villa non serve per me. E quella che verrà ad abitarla dovrà spendere biglietti da 1.000 per rimetterla a posto. Certo che un piccolo guadagno anch'io lo devo fare, sì. Non per me, ma per amore di quei poverelli che saranno i miei eredi. Il mio vero guadagno, sapete qual è? È quello di poter vivere in campagna, in un posto sicuro, dove potrò anche pensare ai bisogni dell'anima mia peccatrice. Anche la mia anima è peccatrice.
e ha bisogno di ristoro. Sì, è vero, io sono rovinato. E non mi resta più che la villa di Santa Fusca, ultima trave di un naufragio. E se voi non mi aiutate, io sono un libertino sciagurato sull'orlo dell'abisso. Un empio peccatore. Ma aspetta a voi, servo di Dio, avere pietà di me. Barone di Santa Fusca, io vi salvo l'anima e il corpo. E se potrò collocare la villa con un certo guadagno, io, da uomo onesto, penserò ai vostri bisogni. Giù, ora andate, andate, lasciate Napoli. Io domani porto le 15.000 lire al canonico e giovedì sarò da voi e vi porto il resto. E do un addio a questa maledetta città, che è stato il mio inferno. Beh, ho bisogno di alcuni giorni per sistemare le mie cose. E spero il buon Dio che mi aiuterà a salvare voi e a salvare pure a me. Io penso proprio che Dio vi abbia mandato sulla mia strada. Vi aspetta alla villa. Giovedì 4. Ehi, ma badate che nessuno si accorga della vostra partenza. La gente vi seguirebbe fino in paradiso per avere i numeri. State tranquillo, Ho già pensato come fare per ingannare i curiosi. Ma portatemi denari, perché io muoio di fame. Tutto sarà fatto secondo i vostri desideri. Addio, Don Ciri. Che il Signore vi assista. A giovedì. A giovedì. Ecco fatto un grande affare. Il canonico vicario è disposto di spendere 100.000 lire per la villa di Santa Fusca perché vuole fare un seminario. Io scarico l'ipoteca del marchese di Spiano che vale 10.000 lire. 30 al barone. 30 e 10, 40. Spendo 40 e incasso 100. La Maddalena mi ha cercato qualcuno. Chi volete che vi cerchi, eccellenza? Nessuno. Non vi cerca più nessuno. Avete fame, eccellenza? No, no. Non ho già cenato, no. Non è vero. È una bugia. Voi non avete mangiato, eh? E io vi ho conservato un poco di formaggio e un poco di pane. Ma è la tua cena, Maddalena. Io non mangio più, eccellenza. Io non tengo più fame. Mi sto mangiando le lacrime mie pensando a voi. Ecco, sì, pensando a voi. Grazie, grazie, va. Ma non importa. Va pure a dormire, Maddalena, va. Ah, senti. Senti, domani mattina il caffè lo voglio alle 8, eh? Buonanotte, Maddalena. Agli ordini vostri, signor Barone. Che fatica, eh? Povero Barone. Che cosa aveva detto prete Cirillo? Ah, certo che voleva partire, anzi fuggire da Napoli. Perché la gente lo minacciava di continuo. E allora il prete sarebbe venuto alla villa con molti denari, con la nota di tutti i tesori nascosti nel pagliericcio. La villa è deserta. Salvatore il guardiano, mezzo sordo e imbecille. A Santa Fusca, prete Cirillo, non lo conosce nessuno. Nessuno in città si sarebbe accorto della partenza. L'uomo non è che un pugno di terra. La terra ritorna alla terra. E con la terra si impasta. La coscienza è solo un geroglifico scritto col gesso sopra una lavagna. Si cancella molto presto, perché non è altro che il lusso dell'uomo felice. E Dio? Dio è una capocchia di spillo puntata sul cuscino del cielo. Ecco,
prete non è un uomo, è un sacchetto di monete. Non vale nulla. E quindi posso tranquillamente eliminarlo. Così salvo me dalla prigione. Rendo il pane a tanti bisognosi e compio una legge di natura. Ecco, una legge di natura. Gennaria, sentiamo pure. Tu terrai le chiavi di casa fino al mio ritorno. Poi porterai questa lettera a Don Ciccio Scuot. Ah, l'avvocato, quelli che chiamano o Paglietto, quelli che stai casi vicino alla chiesa di San Giovanni a Mare. Io devo accompagnare un morto importante, un santo, fino al cimitero di Miano, dove lo seppelliscono nella tomba di famiglia. Sai, e non voglio portare le chiavi con me, guarda che schifezze di capire, guarda qua. Non si sa mai, io se queste cose se non lo dico a te che sei mio nipote, a chi c'ha aggiorice? Voi vedete che vi puliscono poche scarpe? Eh sì, pulizzo, va, per rispetto al morto. Vado pure qualche punto se avete un po' di tempo. Così. Sì, sì, va, ralla, ralla, va. Se no le scarpe ridono troppo per un funerale. Te che dà la lettera, te? Se mi deste due numeri buoni, caro zio Cirillo, ma come li date agli altri e lasciate indietro il vostro sangue? Ma io non ho l'ispirazione e quando non ho quello come faccio a dare i numeri? E magari vi venissi adesso, non dico assai, ma un pochino di ispirazione pure per me. Vabbè, è gioco da 23 e 40. Un altro, zio Benedetto, un altro ancora, e che sia benedetta la Santa Trinità. È gioco da figliola Zetella, 66. Bene, bene, ma bene, non bene, caricare troppo la posta perché i numeri hanno l'ombra del Capricorno. Grazie, zio Cirillo, e se vinco vedrete che farò, vedrete. Pulizzo, pulizzo. Guai, guai se il signor Barone sapesse che io sono venuto da voi senza il suo permesso. Andrebbe su tutte le furie. Ma io ho parlato con il signor Barone non più tardi di ieri. Lo so, lo so. Il Barone ha confidato a me quello che non ha avuto cuore di confessare a voi. E cioè? E cioè, che è un uomo sull'orlo dell'abisso. Ha sbagliato e sta pagando duramente. Si dice che sia posseduto dal demonio del gioco. È vero? Questa è la parola giusta. Questa passione lo ha divorato. Ecco perché è giunto anche al punto di non far fede ai suoi impegni. È disperato, credetemi. Io lo conosco da molti anni. So la sua buona fede, immagini il suo strazio, la sua umiliazione. Signor canonico, è un uomo distrutto dalle lacrime. Voi mi parlate di un caso molto penoso. Ma io non vedo come. Lo vedo io. Io ho racimolato 8.000 delle 15.000 che il povero uomo deve dare a questa pia casa. Ho bussato a tutte le porte, credetemi. Io stesso mi sono privato di quei pochi risparmi che avevo messo da parte per la febbre. È la verità, credetemi. Ma voi mi proponete una transazione, scusatemi, molto drastica. No, 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 no. Io vi parlo con il cuore in mano. E vi dico delle cose che il signor Barone mai e poi mai avrebbe avuto il coraggio di confessarvi. È un uomo giunto all'estremo. E se voi non lo accettate, io non ne rispondo di nulla. Il barone Carlo Coriolano di Santa Fusca. Potrei banca? No. Sì. E una cosa simile non gioverebbe mica a questa pia amministrazione. Capisco, capisco. 8.000 avete detto? 8.000. Naturalmente, voi mi rilascerete una ricevuta per 15.000. E no, perché se il signor Barone venisse a sapere di questo nostro accordo, ne sarebbe troppo umiliato. 8.000. E tutti biglietti nuovi. Scricchiolano. I soldi già ve li ho dati, vero? Certo che me li avete dati. Ed eccovi le cartelle di credito. Ma perché litigate tutto? Ve ne andate? Io? Mai e poi mai. E come potrei vivere lontano da questa nostra bella Napoli? Dove tutti vi vogliono bene. Ecco la parola giusta. Dove tutti ti vogliono bene. No, cosa di parenti. Sapete come sono i parenti.
quei pochi soldi che hai te li succhiano come sangue vivo. Quei pochi soldi, eh? Ehi, quei pochissimi soldi. Arrivederci. Signore, io vi giuro che questo sarà l'ultimo giorno della mia vita da usuraio. Non appena in possesso della villa, una volta concluso il contratto con la curia, io penserò soltanto alla salute dei miei poveri fratelli e allo studio dell'eterna verità. Io farò molte elemosine e il mio testamento sarà a favore dei poveri e delle orfanelle. Signore, io sogno solo la pace e la quiete della campagna, sotto l'ombra degli ulivi, in un tramonto tutto d'oro. Il tramonto del giusto. Don Cirillo! Don Cirillo! Don Cirillo, per carità! Chi siete? Che volete? Sono Filippino il cappellaio, non mi conoscete più. Sì, mi ricordo. Volete dirmi che ho un debito con voi e io ve lo pagherò, malfidente. Mannaggia! Che posso morire se ho pensato questo? Io sono un uomo disperato. Ieri è venuto a casa mia, l'usciere ha minacciato il sequestro dei mobili. Ho la moglie con 40 di febbre e 4 figli che muoiono di fame. Lei che ha già fame? Una carità, Don Cirillo. Almeno non fatemi morire di fame. Filippo, io sono più povero di voi. E poi in questo momento non ho né voglia né tempo di ascoltare. Vabbè, va. Sentite, Don Cirillo. Sentite, io ho un cappello nuovo. L'avevo messo da parte per voi. L'avevo fatto per Monsignor Vicario, ma gli andava troppo stretto. Don Cirillo, pigliatevelo voi, eh? Prima che l'usciere se lo porti via con il resto della roba. O almeno datemi i soldi per comprare le medicine per mia moglie. Un cappello. Nuovo. Nuovo di zecca. E per chi l'avete fatto? Per Monsignor Vicario, ve l'ho detto. Ce l'avete in negozio? No, ce l'ho qua. Guardate quanto è bello. 6 lire. Almeno 12. È leggero come una piuma. 6 lire e non un soldo di più. Don Cirì, ma voi avete un debituccio. Allora 10 lire e stiamo pace. E per il debito vecchio? Per il debito vecchio, 3 numeri. Buoni. Buoni. Mi è venuto in questo momento l'ispirazione. 4, 30 e 90. Che vuol dire fortuna per voi e per tutta la vostra famiglia. Ricordatevi bene, perché sono numeri certi. Filippi, adesso me ne vado. Tengo un funerale. A Miano. 4, 30 e 90. Il bellissimo cappello nuovo di Don Cirillo sembrava volare per i vicoli in quella bella, fresca e serena giornata di aprile. Venite, venite. Se almeno mi avesse avvisato, signor barone, volete che cambio le lenzuola? No, no, non importa, Salvatore. Sono così stanco che mi addormenterò subito. Ho fatto un viaggio pessimo. Nello scompartimento c'erano 2 sposini svizzeri in viaggio di nozze. Hanno parlato tutto il tempo. Lei aveva una voce così acuta. Mi hanno stordito. Non ne potevo più. Volete qualcosa da mangiare? Un po' di pane con le fave? No, no, va pure. Ci vediamo domattina presto. Devo darti un incarico. Felice notte, eccellenza. Ma se un uomo vale l'altro, perché non mi ammazzo io invece del prete? Perché non esco da questi imbrogli feroci? Certo, meglio ammazzarsi che farsi legare dai questurini. Non ho più un soldo in tasca. Non più credito al gioco, non più roba da vendere, tranne quello che sto per vendere al prete. E queste poche migliaia di lire vanno tutte a pagare i debiti più pericolosi. E poi? Povero e nudo per sempre, costretto a rubare e a mendicare per vivere. No, 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 non può essere. Io non temo i fantasmi dei morti. Don Cirillo arriva domani. Domani a luna. Arriverà con tutti i soldi strappati alla povera gente. Basta operare con prudenza, accoglierlo bene, fargli visitare tutta la villa. Se si potrà persuadere il prete a scendere fin dopo il primo portone di legno nel cortile, non c'è né Cristo né Belzebù,
che possa aiutarlo. Io devo ammazzarlo. Devo ammazzarlo. Salvatore! Comandi, eccellenza! Voglio che tu porti questa lettera al parroco di San Fedele. Lassù. Lassù, è molto lontano, ma non mi fido che di te. Resta pure a dormire questa notte, che la strada è lunga. Passo passo potrei essere di ritorno questa sera. Non ti affaticare troppo, ho detto. Dormi sereno e torna domattina. Sarà fatto come comanda vostra eccellenza. Vengo subito. Salvatore, non mi dire che faccio la barba ai santi, ma il sole e la polvere mi rovinano questi poveri busti e me li fanno sembrare di stagno affumicato ed è foglia d'argento garantita. In illo tempore sono costati al comune 40 piastre l'una. Caspita! Dove vai con questo sole, Salvatore? Andando, vado lassù, a San Fedele. È arrivato Sua Eccellenza il Barone. È arrivato? Che sia vero quello che mi hanno riferito, che Sua Eccellenza sia per vendere la villa all'arcivescovo. Quando fu di passaggio Monsignor Vicario, si fermò un'ora in casa mia e mi disse che la villa di Santa Fusca sarebbe stata un'ottima posizione per il seminario. Tu che ne dici, Salvatore? E che ne so. Tempo fa venne da me un prete per vedere il posto, ma poi non se ne parlò più. Sarebbe una fortuna se ciò avvenisse. Sì. Perbacco, avere l'onore di ospitare Monsignore. E anche voi, poveri santi, sareste più allegri. E io vi farei fare una bella raggiera d'oro, grossa, immensa, come ne ho visto una al Vescovato di Napoli. Che bellezza! Buon andò, e l'asciughiamo la faccia a questi santi, o no? Aspetta prima che il sole abbia asciugato la pasta. Sì. Poi ci passerai un po' d'olio di gomito e vedrai che ritorneranno lucidi e brilleranno come le stelle. Andando, bacio le mani. Me ne vado, se non torno nemmeno da mattina. Ciao, Marco. Buona gita, Salvatore, salutami il barone. Ricordati, tanti saluti da Don Antonio Spina. Ben arrivato, Don Cirì. Ho mandato Aurora in cerca di Don Nunziante il notaio, che è andato al comune per un contratto d'acquisto. Venite, venite, perdonate l'accoglienza, vi ricevo come posso, alla buona. Troverete la casa spoglia, Don Cirillo. Ma così è più facile vederne il valore sostanziale. Voi fate un affarone e se non fosse il bisogno che mi prende per la gola, tra 6 mesi avrei potuto ricavarne 4 volte tanto. Avete con voi il denaro? Come promesso, 30.000 lire. Io non vi ho parlato dei rustici che sono fuori del muro di cinta. Potrei cedere queste case al comune per le scuole e ho mandato Don Nunziante a interrogare il consiglio che deve radunarsi appunto oggi alle 2. Io sarei disposto a favorirvi se vi mostrate generoso. E che? Non mi mostro generoso io forse? Compro per 30.000 lire una casa che non conosco. Ancora? Ma io non voglio la vostra rovina. Voi non mi darete nulla se prima non vi sarete persuaso con gli occhi vostri che questa casa, considerata soltanto come un mucchio di mattoni, vale di più, molto di più delle vostre 30.000 lire. Anzi, io direi, mentre aspettiamo Don Nunziante il notaio, di fare un giro per i locali. Sono venuto anche per vedere. E così voi non intendete tornare più a Napoli? Io? Mai più, per omnia secula. Io resterò vostro ospite finché la casa sarà vostra. E voi sarete ospite mio quando la casa sarà mia. Ma Napoli non mi vedranno mai più. E se venissero a cercarvi? Nessuno sa che io sono partito. Le chiavi di casa ce l'ha mio nipote, che certamente non si preoccupa di avere mie notizie. Ma voi avete troppe ragioni per tornare spesso a Napoli. Il vostro corpo è qui, ma l'anima di Don Cirillo è al banco di Napoli, Barù, ma voi veramente credete che io sia tanto ricco? Ma dove sto? Ho portato con me quei pochi risparmi d'una vita povera e onesta. E ora spero di trovare nella quiete della campagna
quella pace e quel riposo che poi sarebbe il premio di una vita semplice e senza ambizioni. Voi la troverete la pace. Vediamo sta casa, va. Tanto però è bella vista. Qua è tutto da rifare. Venite, venite, che vi faccio vedere anche le cantine. Ah, volete deporre il mantello? No, preferisco. Sì, questa scala è bella, eccellenza. Ma non sempre il buongiorno si vede dal mattino. Io voglio vedere tutte, tutte. Tutto voglio vedere. E di questo soffitto che ne dite, eh? Però se crolla, sa che tarantella di topi. Sono volte preziose, don Cirillo. Danno prestigio e grandiosità. Ma sapete che siete un perfetto cicerone? Se ne ve ne andate agli scavi di Pompei, voi fate affari d'oro, però. Andiamo, andiamo, che siamo appena agli inizi. Un tempo queste pareti che ora sono tristi e abbandonate ospitarono i più bei quadri di Napoli. Peccato che ora ci sono rimaste solo le macchie. E voi vorreste pure i quadri, e di valore è tutto per 40.000 lire. 30.000, barò, non aumentiamo. E questa è la sala da pranzo. Era. Mi ricordo che ci mangiammo in 40 persone quando era ancora vivo il povero nonno. Mamma mia, qui ci vogliono perlomeno 3.000 lire per mettere in sesto sta baracca. E che volete che siano 3.000 lire di fronte a tanta bellezza, eh? Cose pagane, signor barone. Ecco perché avevano tanto appetito. Questa può ospitare anche 150 commensali. Cosa dite, don Ciro? Niente cose mie, signor barone. Pensavo ai miei poveri. E questa è la sala da ballo. Io ci ballai il mio primo valzer tanti anni fa. Non troppi, eccellenza. Voi siete ancora giovanissimo. E ora chi ci balla? I fantasmi? Lo dite perché è buio. Se ci fossero i fantasmi, questa casa varrebbe molto di più. Sarebbe un'attrazione. Non credo. I fantasmi, gli spiriti, fanno paura a tutti. E perché? Voi avreste paura? Il buio fa sempre paura. Basta aprire. Ora non più. Qui ci vuole luce, eccellenza. Un bel sole caldo caccia via le ombre, anche le più cattive. Vorrei vedere le cucine. Andiamo. Venite, venite, don Cirillo. Seguite. Mamma mia, quante scale. E dopo vi farò vedere le scuderie, i sotterranei e anche le cantine. Sì, tutto. Tutto voglio vedere. Voglio vedere tutto. E se volete cucinare i maiali allo spiedo bisogna andare all'aperto. Però voi mi avete preso per un ghiottone. Sì, è abbastanza grande. Qui si può fare da mangiare per parecchi allievi. Andiamo, Barù. Guardate che bellezza. Beh, adesso scendiamo e vi faccio vedere. Scendiamo. Qui si scende e si sale. Mamma mia, sta villa è piena di scale. Tutte scale. E qui, eccellenza, avete intenzione di costruire un'altra villa? No, volevo fare una piccola dependance, ma poi mi sono mancati i mezzi. Voi capite, no? Ma voi non mi ascoltate. Ve ne andate per conto vostro. Ma questa è una cisterna. Una cisterna per bambini. Sarà profondo 2 metri. Ma questa è secca. Non c'è acqua. E l'acqua per la villa dove la prendete? C'è l'eco, c'è. Mi piace. Mi piace la cisterna, però. È bella. Barù, io voglio vedere tutto. Adesso voglio vedere il parco. Perché io per 30.000 lire voglio tutto. Voglio tutto per 30.000 lire. I sassi, le foglie, gli alberi. Io voglio tutto, Barù. Eh.
Tutto era andato benissimo. Nessuno aveva visto il prete partire da Napoli. Nessuno lo aveva visto arrivare alla villa. Nessuno sapeva perché egli fosse partito, né dove riposasse. La villa ora si richiudeva per altri 30 anni. E se non parlavano le lucertole, chi doveva andare, senza il permesso del barone, a smuovere un mucchio di sassi e di sabbia per cercare un uomo che nessuno desiderava? Non rimaneva che Salvatore. Ma il povero vecchio scemo era così poco curioso. Tutto fatto, eccellenza. Tutto fatto. Fatto tutto. Ah, Salvatore, io devo partire subito. Ti do le chiavi del cancello. Ho già chiuso tutto io. Ah, sì. Se venisse qualcuno a visitare la villa con la scusa che c'è chi la vuole comprare, tu di apertamente che la villa non si vende. Anzi, di pure che è già venduta e che tu hai l'ordine di non aprire a nessuno. A nessuno, hai capito? Non entrerà nessuno, eccellenza. Salvatore, va pure a casa che sei vecchia e hai bisogno di riposare. Io ti manderò qualche denaro da Napoli perché tu possa cambiare la vita meno da cane. Grazie, eccellenza. Bentornato, eccellenza. Porta e illumina la mia stanza, eh? Sì. Vai, vai. Cirillo non ha fatto che pagare prima del tempo il suo debito alla natura. E un poco se lo meritava, perché era avaro, una sanguisuga dei poveri. E in fondo non cercava di strozzare pure me pigliandomi per la gola. Tra me e lui si è combattuta la grande lotta della vita. E la vittoria, come sempre, è stata del più forte. Come dice Carlo Darwin. Eccellenza, volevo dirvi che mezz'ora fa è venuto a cercare Vossignoria un prete. Che prete? Io non conosco preti. Ha detto che tornerà.